prima partita, la terza camminata dei Babbi Natale a Pisogna, anche quest'anno un successo, abbiamo visto veramente tanti costumi rossi, in quanti erano? Allora, a stamattina erano in circa 480 babbi, poi però nel pomeriggio sappiamo che se ne sono aggiunti molti, moltissimi, penso che siano più di 500, 600, adesso devo chiedere alle ragazze, però sicuramente siamo intorno ai 600. Qual è il percorso che fanno? Allora, il percorso è un percorso cittadino che va a toccare tutti i punti, diciamo, più belli del nostro paese, le vie più belle, il centro storico, Parco Damioli, che poi ci dirigiamo sul lungo lago, facciamo via Torrazzo, facciamo la zona della palestra, passiamo dalla chiesa del Romanino e dal ricovero, questi sono delle vie che non tutti conoscono, e noi abbiamo organizzato appunto questa camminata dei babbi 3 anni fa, appunto come dicevi giustamente, la terza edizione, per far conoscere a tutti i nostri vicini di paese, appunto tutte le nostre vie che conoscono già sicuramente Pisogna, però certi punti sicuramente non li hanno mai visti, a parte il lungo lago. E quindi abbiamo deciso 3 anni fa di fare questa cosa proprio per mettere in luce il nostro bel paese. Tra l'altro tante realtà del paese coinvolte. Tantissime realtà del paese coinvolte, però devo dire che devo veramente ringraziare gli abitanti dei comuni vicini, perché sia nel primo anno che nel secondo anno e anche quest'anno hanno aderito in massa a questo nostro evento. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che ci hanno dato una mano, perché dietro a questo evento c'è un sacco di gente che veramente si è prodigata per aiutarci, e poi un grande ringraziamento ai fanti di Pisogna che danno sicurezza sul percorso, ai maestri di sci di Montecampione, ai volontari dell'Avis, che anche l'Avis è uno degli sponsor dell'evento, e niente, è a tutte le ragazze e i ragazzi della sgambata del giovedì di Pisogna che hanno partecipato a tutto quello che c'è a livello burocratico, che può essere appunto l'iscrizione, che può essere l'allestimento dei costumi, l'impacchettamento dei pacchi gara e dei regali della lotteria, che sono veramente tanti. Prima arrivata sul traguardo, una donna, Stefania Cotti Cottini, l'hai presa sul serio? Ma diciamo che all'inizio l'ho presa tranquilla, così come divertimento. Poi mi sono trovata il mio compagno di squadra Paolo, e allora è iniziata un po' di sfida, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto uguale, prima e secondo, e allora ci ho dato dentro. Sono la prima metà gara, ero tranquilla, poi però. Poi dico sempre, la faccio così tranquillamente, poi però trovi sempre qualcuno che ti fa competere e si tira. Corri per passione? Sì, corro un po' di anni, avevo iniziato a 12 anni a correre, poi avevo smesso, poi un po' di anni che ho ripreso, un po' per passione, un po' per far sport, e mi piace, è bello. Poi questa è qua vicino a noi, allora l'ho fatta.